La protezione della legalità sta sul codice, cioè noi abbiamo tutto, guarda, tant'è vero che quando la proteggi poi scatta il reato e scatta il lavoro di un'altra parte, un altro pilastro, diciamo così, sociale, tra virgolette, che in me è quello della... ma sarebbe semplicissimo se nessuno andasse a rubare, voglio dire, o se nessuno non contrattasse, in realtà, perfetto, sarebbe semplicissimo se tutti facessero il loro dovere, in realtà è semplice, io non posso pensare minimamente ad uno Stato, ad una città, ad una regione dove la politica debba intervenire sulla legalità. Questa è una questione di mentalità collettiva, la guardia alta, la guardia civile, che non è la guardia civile, siamo tutti noi, insomma, perché è chiaro ed evidente che la sentinella, esatto, siamo noi le sentinelle della legalità. Io non devo demandare la legalità a nessuno nella maniera più assoluta. Io non ho un'altra risposta se non il rispetto delle norme e della legge. C'è nessuna riflessione su quello che è successo. Ma non si può riflettere, le sentenze non si discutono. Noi siamo, cioè, da questa parte, io spero vivamente che queste persone che si sono sedute qui, ed anche quella che è seduta lì, che poi c'era lì dentro, voglio dire, cioè le sentenze, se noi cominciamo a discutere le sentenze o a riflettere, che questi signori sicuramente hanno delle loro riflessioni nel merito, perché è gente pensante, per cui ce le ha, e io mi gioco anche la testa su che cosa hanno pensato, perché è evidente. Bravo! Cioè, se questa parte della politica di Pescara deve portare civiltà, una delle vie è non discutere sentenze, punto. Basta. E la separazione dei poteri, soprattutto la separazione, a loro attiene la civiltà e lo sviluppo di questa città, non attiene altro. Detto questo, buonasera a tutti, complimenti per il dibattito, è sempre positivo. E allora, io diciamo da quasi ex giovane, no? Quasi 29 anni, dopo 18 passa subito. A riaprire via la piena. Fatelo parlare, però, dai, è giovane. Diciamo che a fianco, diciamo, agli anziani, nella città che vorrei e che vorremmo, ci sono al centro, secondo me, anche i giovani, e quindi anche i luoghi di aggregazione, che non possono essere semplicemente bar o comunque luoghi a pagamento, quindi cinema. Quindi la mia domanda è: nella città che vorrei, che vorremmo, come creare questi spazi, visto che abbiamo fatto vari sondaggi con varie associazioni, ci sono diversi immobili liberi che potrebbero essere... Facciamo rispondere al più giovane. Signori, siete d'accordo che risponda il più giovane a questa domanda? Va bene? Posso? Grazie. La migliore risposta possibile. Effettivamente un tasto importante. Pescara, tra le sue, diciamo, meraviglie, ha da un lato un panorama associativo enorme. Pescara vi è molte 300 associazioni e la maggior parte di queste sono fatte da giovani o comunque da under 35 o in grande parte portate avanti dai giovani. Un'altra fortuna di questa città, e molti lo sanno, è che abbiamo un grandissimo numero di spazi sfitti di proprietà del comune. Una parte di questa grande geografia di spazi importanti, interessanti, il comune li ha alienati, cioè li ha messi in vendita perché non sapeva come gestirli. È una cosa sbagliatissima, ne rimangono ancora moltissimi. Ora, quello che sarebbe opportuno è mettere in relazione queste tante associazioni, singoli, come l'associazione di cui fa parte Ragazzo da Parte, tante altre associazioni, con i tanti spazi sfitti della città, perché soltanto questo basterebbe a creare un'enorme vivacità e possibilità di azione, di intervento, di creazione e proposta culturale di qualunque tipo. Perché tantissime associazioni teatrali, Pescara ne ha tante, è incredibile il numero di associazioni che fa cultura e sociale a Pescara rispetto a altre città di questa dimensione. Molte associazioni teatrali chiudono
perché non hanno possibilità di avere uno spazio, di pagarsi l'affitto in uno spazio dignitoso, deputato, molte fanno prove in garage, così come associazioni teatrali, ma in tantissimi altri generi. E quello che i tanti ragazzi, le associazioni da loro composte chiedono alla città non è tanto l'obolo a uno o un altro assessore, quanto semplicemente uno spazio in cui poter vivere, in cui potersi esprimere. E già soltanto questo creerebbe davvero un calendario continuo di iniziative che abbellirebbe, illuminerebbe la città e farebbe sì che tanti giovani che hanno voglia di dedicarsi a cose belle come la musica, l'arte, il sociale, il volontariato, la cultura, possano farlo qui e non debbano andare fuori a trovare un terreno, un territorio che accetti la loro voglia di dare alla città. Scusa, sì, scusa. No, non devo fare una domanda, solo una precisazione. Cioè la domanda di Pippo Davanti era rivolta a Giovanni Luigi, perché non ha risposto? Ha risposto. No, poverino, ha risposto. Ha risposto in un secondo. Ha risposto in un secondo, rispettando le regole, ha detto. Rispettando cioè, se sarà sindaco ha detto che vincerà la gara d'appalto, chi è più bravo. Esatto. Vincerà il concorso, chi è più bravo. Certo. E io mi sento confortato. Antonello Ricci ha detto la cosa più semplice, rispettando le regole. Posso? Allora io volevo porre una questione che poi di fatto una domanda. Dopo qualche tempo si torna a discutere intorno alla questione politica e questo è un fatto importante, assolutamente importante. Io evinco questa sera che già dal titolo e dall'introduzione, cioè le primarie del libro, che è iniziato di nuovo il fermento che fece intorno alla questione politica. Ed è un primo punto politica da cogliere. Però vorrei porre una domanda, e cioè questa. No, in assoluto, io penso al segretario organizzativo. Giovane, non sei ancora, al signor Giacomo Guzzi e a loro, tutta la platea, perché poi... Tutta la platea non è possibile, perché allora, devi scegliere uno, va bene. Ho capito. Poi devo fare l'ultimo ho capito. Al candidato sindaco, allora, Antonello Ricci... abbiamo le notizie però, va bene, comunque, voglio dire, Daniela, scusa, perché sennò non ci capiamo. Allora, la domanda è questa. Perché va al di là della persona, scusa Daniela, scusa, questa domanda vorrebbe andare al di là della persona, no, non mi costringete in una situazione particolare. Allora ti dico al tutto, però se mi fate parlare la dico la cosa, non è che. Allora, nel centro-sinistra per la prima volta nel centro-sinistra c'è un'autonomia nella regione Abruzzo. Ovvero prima le questioni e le sorti della regione Abruzzo sono state condizionate da Roma. Forse per la prima volta adesso, no guarda, la domanda è sarà brevissima, guarda. Per la prima volta c'è una sorta di autonomia, di gestione. Allora io vi chiedo, siccome nelle ultime elezioni politiche quello che è mancato è il modello di centro-sinistra, il modello con i criteri, come dire, può risolvere qualsiasi questione che si pone davanti. Allora io vi chiedo oggi, candidato sindaco, alle primarie, siccome è una situazione di primaria dell'idea, qual è il modello che il centro-sinistra e se si può iniziare a costruire questo modello da Pescara fino alla regione Abruzzo? Forse, come dire, gli elettori riuscirebbero a capire ciò che non hanno capito nelle ultime elezioni politiche non si è capito cosa vuole essere il centro-sinistra. Questa è la verità. Ma non c'è tempo per il modello, io non so chi vuole rispondere, c'è l'election day, quindi Pescara come fa a fare il modello? Il modello magari lo chiediamo ad Alfonso, guarda, che ha detto che vuole fare una domanda. Giuro che ha chiesto di fare. Massimo che c'ha una domanda. Allora rispondiamo a quella sua. Doveva arrivare alle 5. Chi risponde a lui? Ha fatto una domanda, insomma, qualcuno non capisco più il comune del basta. Non mi tutti.
non capisco perché nessuno debba rispondere, ci ha fatto una domanda, cioè non è che esiste il modello, si sta cercando di fare una coalizione, che ancora si fa, ancora, si sta cercando di fare una coalizione, il segretario regionale del nostro partito oggi, in un'intervista lunga in televisione, ha detto la coalizione più ampia possibile. Vedete, io sono, io sono d'accordo su alcune idee fondamentali che ha portato avanti il nostro segretario nazionale. Vedete, sia a Pescara che alla regione Abruzzo, così come in tutto il paese, in tutta Italia, per vincere c'è bisogno che qualcuno che ha votato l'altra volta dall'altra parte, questa volta voti di qua, altrimenti non vinceremo mai. Allora a Pescara io sono convinto che tanti, tanti che hanno votato l'altra volta al sindaco Luigi Armone Mascia, questa volta voteranno di qua. Questo è il meccanismo. È chiaro che su un progetto, e di questo stiamo parlando, abbiamo iniziato a parlare stasera, su un progetto di idee da portare avanti, questo è il tema. E credo che la regione sia la stessa cosa. Buonasera, Marino Massimo. Volevo ricordare al tavolo che ci sono due punti che secondo me, anche per, secondo la popolazione, soprattutto di Porta Nuova, due temi molto importanti. Uno sono le antenne, le famose antenne di San Silvestro, che probabilmente negli anni si è sempre deciso di non decidere. Non so se a livello comunale, a livello regionale o a livello nazionale. L'altra invece è il distretto sanitario di base di Porta Nuova. Questa è una struttura che è nata come idea, mi pare, negli anni 80, entro l'86 comunque è stato fatto qualcosa, oggi c'è soltanto uno scheletro in abbandono. C'è una struttura che probabilmente merita una grande risposta, ma soprattutto attenzione. È stato risolto, soprattutto perché dà un grandissimo servizio evidentemente alla parte di Porta Nuova che deve ricevere questo tipo di opportunità dall'altro. Grazie. Sulle antenne posso rispondere io. Sul distretto. Sulle antenne rispondo io perché me ne sono occupato. Devo dire che giustamente i cittadini di San Silvestro si sentono un po' presi in giro dalle varie amministrazioni, però va detto che questo è un problema veramente molto complesso, su cui alcuni passi avanti sono stati fatti già dall'amministrazione di centro-sinistra, la seconda amministrazione d'Alfonso, quindi parliamo del 2008, quando tra il 1 e il 2 di dicembre vennero emanate due ordinanze dal presidente del turno, ordinanze regionali, che riguardano la delocalizzazione delle antenne di San Silvestro. In questi anni abbiamo portato avanti, diciamo, delle discussioni anche in consiglio comunale, dove si contrappongono due vedute diverse. Da una parte quella del centrodestra, che diciamo porta avanti in maniera un pochino subdola l'idea di un antennone che possa, diciamo, sistemare le antenne il più alto possibile, quindi con minore inquinamento sui cittadini di San Silvestro. Dall'altro invece, nella stessa ubicazione, nella stessissima ubicazione, c'è una delibera, un progetto di delibera che viene da un consigliere comunale che è il presidente della commissione sanità e che si chiama Vincenzo Berghetta, non è cognome, che è stata presentata proprio qualche giorno fa. Mi piace perdere tempo su questo. E che contiene un parere positivo del dirigente del comune per la discussione di questa delibera in consiglio comunale. Quindi quando il centrodestra è una delibera, è una proposta che arriverà in consiglio comunale. Quindi quando il centrodestra dice che lotta contro le antenne, da una parte dice questo, dall'altra invece propone delle delibere. I cittadini di San Silvestro però fanno bene a lottare su questo tema, perché va detto una cosa in maniera chiara: San Silvestro non è più sito di piano, non è più parte del piano nazionale delle frequenze da tantissimo tempo. Hanno provato nel 2012 e nel 2013 a inserirlo, ci sono state due proposte di delibera che venivano dai consiglieri comunali del Partito Democratico, che tra l'altro hanno presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica, e per mezzo di queste due delibere il Piano National Authority, che le gestisce, ha preso atto che il Comune di Pescara non vuole più le antenne di San Silvestro. Nello stesso tempo però ha detto alle società: dovete trovare un accordo con la Regione
per concertare insieme il posto in cui delocalizzare le antenne. La regione ha portato avanti un tavolo per 2 anni, sono venuti fuori alcuni siti di piano presenti anche in Abruzzo, ce ne sono circa 13 o 15 che non ricordo bene, dove si possono delocalizzare. La situazione a questo punto è ferma in questa situazione. Sul distretto sanitario di base, velocemente, così giunta da Falcone. Scusami, velocemente così devo una parola con gli altri. Ci siamo occupati del distretto sanitario di base di Porta Nuova con il direttore generale della ASL, abbiamo fatto una mozione in consiglio comunale, in accordo. C'è già uno stanziamento per riprendere i lavori che ci ha comunicato l'amico Vittorio Morgano, che fa l'ingegnere alla ASL. È appena andato in pensione, mi ha detto l'altro giorno, ma insomma la pratica l'aveva avviata. C'è stato un lunghissimo contenzioso con la proprietà, tra l'altro è anche deceduto il proprietario, e quindi c'è uno stanziamento per ripartire e realizzare il primo piano del distretto sanitario. Sappiamo tutti che andrebbe a dare risposte in termini sanitari e di servizi a una popolazione di circa 40.000 abitanti, sarebbe una cosa fondamentale. Questo si riallaccia al discorso che facevo prima io, che dobbiamo portare avanti la territorializzazione dei servizi. Posso? No, un attimo, perché c'era una questione prima. Il contenzioso è stato risolto già da oltre un anno, direi, come ha detto giustamente Moreno, perché con Claudio Damati questa cosa l'abbiamo seguita. In più per il fidanzamento ancora c'è, bisogna aspettare la vendita dell'ex ospedaletto e poi appena andrà in base, e questo l'Alza ancora lo fa, e tutta la parte economica che verrà ricavata dalla vendita dell'ospedaletto e dei ospedaletti di Cari Marconi verrà così girata sul centro di distretto sanitario di base. Però di questa cosa che oggi stiamo ancora parlando, e spero che chi sarà il futuro sindaco di questa città o anche il presidente della giunta regionale ne prenda atto, perché se noi quel distretto non ce l'abbiamo, a differenza di Pescara Nord che ce l'abbiamo, è perché nella giunta Pace fu fatta un'operazione dove i fondi e i soldi che erano di Pescara Sud furono portati direttamente su Pescara Nord, e questa operazione fu fatta perché c'erano uomini di centrodestra che hanno voluto questo con l'avallo dell'ex direttore generale che io chiamo Tarek Aziz, il vecchio che c'è. Per cui questa operazione fu fatta per accontentare Sospiri che era il presidente della circoscrizione. E ti dico di più, se siamo riusciti a completare la parte del cemento armato, lo dobbiamo a due persone che il Consiglio regionale fece una mozione all'ultimo istante del bilancio, Maurizio Torore e Gianni Melilla, e fecero passare un miliardo di vecchie lire che la Giunta Pace allora non si accorse, compreso l'attuale vicepresidente che sponsorizzava e ha fatto l'operazione per far portare i soldi dall'altra parte. Non se ne sono accorte allora del bilancio e poi approvata quella mozione che portò 1 miliardo per completare le opere del cemento armato. C'è un problema del sottosuolo che bisogna rialzare, aspettiamo ora, come diceva Giovanni prima, che il direttore generale ci dia questa disponibilità. Fermo restando però abbiamo aperto su Pescara Porta Nuova il distretto, un piccolo distretto dove a breve sarà inaugurato un centro prelievi nella zona di Città Satellite, oltre che abbiamo 2 ambulatori di prevenzione, uno che è gestito dal professor Lombardo per malattie oncologiche nella sede sempre di via Rubicone, e l'altro il professor Rasetti, che è primario di cardiologia, per visite cardiologiche gratuite a tutti i cittadini. Non è nulla provvisorio, in attesa che poi si possa completare. Non è nulla di particolare, però già abbiamo avviato, e Giacomo lo sa, perché insieme attento là dietro, per favore. Grazie. Buonasera, io mi riallaccio all'argomento che hai tirato fuori prima con Daniela per la legalità e l'amico di Jacopo per quanto riguarda il discorso associazionismo. La primaria delle idee, Pescara nutre in seno circa 300 circoli, diciamo, associazioni. Ci si lamenta di luoghi dove non poter andare, dove non c'è effettivamente uno sviluppo di idee concreto, di sinergie. Pescara in questo momento ha parecchi, purtroppo questa è una denuncia che io faccio in quanto rappresento anche un comitato, quindi ha parecchi circoli che svolgono attività commerciali a tutti gli effetti su Pescara Porta Nuova, a scapito del mondo commerciale, e questo secondo me è errato, perché dovremmo sviluppare questi circoli
per la possibilità di stare insieme e sviluppare un qualcosa di benefico a livello sociale, di integrazione e possibilmente anche di svago, perché dobbiamo comunque sia tutelare il mondo del tempo e del svago e del tempo libero, cosa che a Pescara sappiamo benissimo che su Pescara Porta Nuova ci sono parecchi rischi quotidiani. Abbiamo la sera una situazione di ronde continue e non continuiamo a voler metterci gli occhi, le mani sugli occhi dicendo no, qua va tutto bene, quando invece continuiamo a vivere sulla piena illegalità. Qual è la soluzione? Tempo. A chi la fai? A chi la fai la domanda? A chi è in grado del tavolo? Io mi sono riallacciata di Jacopo perché ha toccato l'argomento associazionismo, però a chi effettivamente è stato toccato nell'ambiente anche commercio penso che le cose si riallaccino, insomma. Su vigilanza, segreta. No, ho chiesto qual è la soluzione. Tu puoi fare tutto salvo non. Allora, lei ha pienamente ragione, e questa è una storia ormai vecchia per Pescara. Qui però il ruolo ce l'ha la polizia municipale, non è un problema di ordine pubblico, semmai la conseguenza poi, problema di ordine pubblico rispetto al problema che ha posto. Cioè noi dobbiamo controllare, quindi il nuovo sindaco che verrà, e me lo auguro che lo faccia per davvero, perché vedete poi non ci prendiamo in giro, quando l'assessore al ramo dice ma non fare, se il sindaco non ti vuol far fare non ti fa fare, diciamocelo in maniera chiara e puntuale, perché così è. Allora deve essere chiaro che il nuovo sindaco che arriva deve far controllare, perché ha gli strumenti e ha le competenze, che in capo alla polizia municipale le competenze per il controllo delle attività commerciali non ce l'ha né i carabinieri né la polizia né la guardia, ce l'ha la polizia municipale. Per cui il sindaco deve sapere che la prima cosa che deve fare è far controllare tutti i locali che lei ha detto, che non sono soltanto lì, ma sono anche in altre zone della città. Primo punto. Secondo punto lo lascio a lui, ma dico una cosa sull'associazionismo e sulle proprietà di cui il Comune di Pescara è titolare e che mette a disposizione delle associazioni. Come si può approvare in Consiglio Comunale, Giovanni, il nuovo regolamento che prevede l'aumento di 10 volte del canone che le associazioni pagano? C'è bisogno del canone ricognitorio. Io ho posto un problema, perché mi è stato posto questo problema, l'ho posto al dirigente. Mi ha detto se esiste, ma questo è importantissimo per loro. C'è una battaglia da fare in Consiglio Comunale sul canone ricognitorio. Cioè va applicato alle associazioni che non hanno fini di lucro. Punto. Il resto poi, chi ha fini di lucro e vuole fare associazionismo, paga quello che è il prezzo del mercato. Punto. Io sono d'accordo ovviamente con quanto è detto dopo, noi quella delibera non l'abbiamo votata, e quando si farà il bando per mettere in azione spazi associazioni, noi proporremo che questo sia la linea, questo tipo di canone si va applicare. L'amica citava una cosa importante: a Pescara abbiamo una zona magnifica, bellissima, che è il fiorlocchio della città, che invece è il fiorlocchio della cronaca spesso nera o comunque sia di fattacci, che è la zona del centro storico, Corso Mantonelli, le caserme eccetera. Una zona bellissima, qualificata dal punto di vista dei locali eccetera, che invece è protagonista spesso e volentieri di cose negative. Quello due motivi: uno quasi diciamo fisiologico, perché a fronte di un Abruzzo un po' sopito, durante il weekend si concentrano migliaia e migliaia di persone in quel piccolo spazio. Essendo così alto il numero delle persone, è chiaro che gli episodi negativi si moltiplicano. Noi eravamo a favore della creazione di un polo alternativo alla zona d'Exaum, dando gli spazi più bassi a una serie di locali e attività che potessero decongestionare il Corso Mantone, creando un'altra zona piacevole di spettacolo e ricreazione lontana da quella zona. Non è stato possibile. Corso Mantone vive un altro problema, quello che tu dici, ovvero è vero, molti circoli, o meglio, molti locali, che hanno la licenza per essere circoli, quindi avendo gli sgravi da molti punti di vista, in cambio di cosa? In cambio di una programmazione che non sia soltanto versare i cicchetti, ma fare attività culturale, intrattenimento, eccetera, eccetera. Per quello hanno status di circolo, invece non fanno assolutamente questo.
e si limitano, diciamo, a servire cose a la bere e basta, beneficiando di quegli sconti, degradando quella zona che purtroppo oggi è degradata, anche se naturalmente non è colpa di tutti, c'è chi sopravvive e cerca di fare quello per cui c'è la mission sociale e altri invece approfittano lo status, ma invece contribuiscono soltanto a quel degrado completo che c'è una zona secondo me meravigliosa. Luciano, domanda. Una domanda, 30 secondi. Ma che la fai? Propongo un metodo. Daniela assegna, Daniela assegna anche l'onere delle risposte rispetto alle domande, perché ho visto uno sbilanciamento che secondo il metro dei Pippo Talani poteva essere anche di competenza della procura. No, assolutamente. Uno sbilanciamento eccessivo. Una competenza della politica, non della procura. La procura fa il suo Pippo, lavoro. Mannaggia la miseria. La procura fa il suo lavoro. Pippo, è la politica. Spero che sia la crisi che porti questo. Oh ragazzi, però questo non è un. Spero che sia la crisi che porti questo. Allora, noi ci dobbiamo impegnare a non cercare che le mamme siano più. No, lo fermiamo, lo fermiamo. No, no, tre minuti, tre minuti. No, tre minuti te li sogni, guarda. Un minuto. Io non sono qui candidato, quando mi ricandido qui al centro presidente. Allora, noi dobbiamo evitare di pretendere che le mamme siano più buone, perché è il contrario della politica, è il desiderio. Dobbiamo stare sul pezzo, come secondo me è stato fatto da quelli che hanno parlato, dopo scontato. Domande che pongo ai candidabili e ai candidati. Come si produce la ricchezza in questa città? Perché sennò poi c'è la crisi e la crisi crea la rabbia e la rabbia genera l'invidia e l'invidia fa dire le sciocchezze. Come si crea la ricchezza in questa città? Ad opera dei privati intraprenditori, ad opera dei liberi professionisti, ad opera dei giovani che vogliono per esempio immaginare ricchezza attraverso la cultura o attraverso il sociale. Qual è l'onere della macchina amministrativa comunale, delle sue competenze e dei suoi poteri, per fare in modo che si generi ricchezza? Quando c'è questo poi arrivano i voti senza nessuna forma di magia. E secondo me questo è il tempo per noi della prefigurazione di iniziative su questo fronte. Il contrario della ricchezza di una città è la solitudine. A Pescara noi abbiamo 24.000 anziani, dei quali 10.000 soli. A fronte dei 10.000 soli, che propone la classe dirigente che si candida qui? Vi lancio un tema, no Daniela, non è, e si è detto, perché qui non è che facciamo gli occhi. Ma guarda che non ho proprio detto niente. Sentivo attraverso le tue orecchie Moreno di Pietrangelo che blaterava. No, ho detto che anche, ma proprio perché che abbiamo sbagliato. È la crisi, Luciano. Cioè io non blatero però. No, blaterare non è offensivo. No, parole in libertà, parole in libertà. Aspetta. I 10.000 anziani in una città di Parigi che io invidio, e non è reato invidiare, a Lione, hanno attivato esperienze di silver co-housing, che non è appalto delle fondazioni bancarie, cioè fare in modo che i cittadini anziani soli non siano soli, possano condurre vita insieme, il tempo della vita insieme. È possibile immaginare a Pescara, non solo dentro al suo suolo, anche fuori del suo suolo, esperienze di co-housing dei pescaresi? Mi avvio velocemente alla conclusione. Su questo invece sarò candidato. Perché essere candidato che significa? Fermati un attimo solo. Mettere la firma sul modello della prefettura o sentirsi candidato significa battagliare, stare in prima fila a proporre, a chiedere voti, a mobilitare. Io mi sento candidato su questo. E adesso vi dico qual è il tema che più mi riguarda e mi convoca. Quella sciocchezza della grandezza di Pescara. Quella sciocchezza della grandezza di Pescara. Il mio amico Ardizzi, che vota noi, ma non solo perché adesso è arrabbiato, aveva titolo 40 anni fa a evocare, a invocare la categoria dell'Ottocento della grandezza. Ma che ci deve fare Pescara della grandezza? Della grandezza del suolo, degli abitanti. Mannaggia Mascarucci, mannaggia Mascarucci.
I pescaresi si dividono in quelli che ci sono nati, e ne sono pochi, quelli che ci vivono con appartenenza anagrafica. Poi ci sono i pescaresi che decidono di trascorrere il filetto della giornata qui, 12 ore al giorno di luce. Quelli sono cittadini allo stesso modo nella rivoluzione che c'è nel rapporto pattizio città-cittadini. E ancora, e coloro i quali per esempio hanno un rapporto di memoria con Pescara, che Bassetti li chiama i pescaresi ci, a quelli che diciamo noi? O vogliamo essere invece l'amministrazione dei cittadini solo nati qui e diventiamo tutti più cattivi nei confronti degli altri? Bassetti ha studiato che gli italiani nel mondo sono 220 milioni, quelli che hanno un rapporto di sangue e di memoria. Gli abruzzesi sono 3 milioni nel mondo, i pescaresi ci sono molti di più. Noi a quelli dobbiamo anche rivolgerci, perché possono promuovere l'immagine, i prodotti, le idee, il sentiment. La politica serve a questo. Alexandra, non serve a sapere chi sta sopra e chi sta sotto la politica, perché sennò dopo non ce la fa. Può vincere, ma non rivince. E chi vi sta parlando? Ho vinto, ho rivinto. Sono stato accusato, sono stato prosciolto, e nel mio caso si parlerebbe non di assoluzione, di approvazione, perché quello che è successo non è un'assoluzione, è un'approvazione, e mi sentirete nelle piazze non solo di Pescara. Voi osate, e cerco il contraente di questo dibattito. Chi è il contraente di questo dibattito? Anche a Pescara, chi è il contraente che per esempio evochi un'altra idea di crescita di Pescara? Che ha a che fare con le strutture, le infrastrutture, i flussi, concludo. Ancona conta più di Pescara, pur avendo meno abitanti, quasi lo stesso suolo, e la strutturazione delle sue funzioni che la fa importante e attrattiva. Ultima annotazione, l'idea del limite. Voi sapete che è vigente, io oggi sono diventato dottorando di ricerca in innovazione e gestione dei poteri pubblici. La mia tesi è stata su questo: a fronte della diminuzione delle risorse finanziarie tradizionali c'è un'esplosione della risorsa innovativa che è la norma e l'amministrazione. Qual è il limite che si pone Pescara rispetto alla straordinaria potenza di risorsa amministrativa e normativa per fare sviluppo? Grosso modo voleva dire questo l'Acchietto Tavani. Cioè, noi abbiamo una norma che ci consente tantissimo, qual è il limite supplementare che noi poniamo? Questo evoca un dibattito anche culturale. Per esempio, da sinistra a sinistra ci venne detto che alcune aree non andavano insediate dall'iniziativa edificatoria. Non basta solo questo. Per esempio, c'è un tema del limite rispetto ad alcuni suoli vissuti. Il centro storico di Pescara, così bombardato da iniziative anche ad alto inquinamento sonoro acustico. Che tipo di iniziativa in più ci evoca? Secondo me su questo i candidati faranno sempre meglio, e facendo sempre meglio prenderanno i voti, perché poi, grazie a Dio, in democrazia non esiste quella storia tutta popolana: io sono un buon gustaio perché io dico a me stesso che ho degli ottimi gusti. C'è il voto della cittadinanza e noi dobbiamo essere titolari del diritto di essere preferiti. Io darò naturalmente un grande contributo, e ringraziando chi ha favorito questo poco tavolo tondo, molto, diciamo così, orizzontale e anche verticale, io darò un contributo al Cinema Massimo alla fine di questo itinerario. Metteremo insieme i candidati, i candidabili, la cittadinanza, i mondi degli interessi, e anche, per quanto mi riguarda, vista la mia confidenza e abitudine, alcuni giudici, non giudici togati, giudici, diciamo, capaci di esprimere anche una valutazione. Per me mi piacerebbe che venisse a dire come la pensa di un confronto come questo il presidente dei commercianti, degli industriali. Presidente, per esempio, se se la sentisse, della scuola più importante, se c'è ancora a Pescara, di formazione di secondo grado, il presidente degli artigiani, il presidente dei pensionati, il presidente dei giovani, una consulta, se c'è, mettere insieme coloro i quali rappresentano i mondi. Ma tutti e tre i piani del Massimo, ovviamente. Allora, tu hai fatto 60 domande. Qualche? Quattro risposte. Io però no, a questo punto scusa, rispondi pure. No, io non rispondo perché guarda, però una risposta è telefonata. Come si crea ricchezza a Pescara? Ce lo dice Ricci. Prima
prime due le capite. Io ho provato, le prime due le ho capite. Avevo detto prima Ricci. Aveva già detto Ricci. Non gli avevo fatto finire. Allora. Quindi è arrivato a Foggia. Guarda che non dormiamo nessuno. Ci provo. Non dormiamo nessuno, guarda. Siamo l'ultimo punto. Allora. Ci provo guardando a i tre settori che sono stati storicamente la forza di Pescara: il commercio, l'edilizia e il turismo. Il quarto, più recente, è quello dei servizi, in particolare quelli avanzati delle professioni liberali. L'edilizia, io penso che non si possa più occupare, utilizzare un solo metro quadrato di suolo. Pescara è una città che ha un'estensione molto limitata, sono 33-34 km quadrati, un'altissima densità. Quello che abbiamo però di fronte è un grande piano di riqualificazione e di manutenzione delle nostre costruzioni. Guardando però ad una prospettiva che è soprattutto quella della riqualificazione ecologica ed energetica. Pensate che la gran parte dell'inquinamento in atmosfera, del monossido, del biossido di carbonio, è determinato dal riscaldamento dei fabbricati. Il traffico, le autovetture, eccetera, incidono per una percentuale minima. Qui c'è un lavoro che durerà anni, i cui frutti non riguarderanno né la nostra generazione, né probabilmente quella immediatamente dopo, ma è un lavoro che va iniziato, che è quello di cominciare a guardare ad una prospettiva di una città autosufficiente sotto il profilo energetico, che non inquini, che abbia uno sviluppo sostenibile. Questo è anche una grande occasione di investimenti e di lavoro, perché poi significa risparmiare soldi sul riscaldamento, significa fare interventi di riqualificazione, qualche volta di demolizione e ricostruzione, perché il patrimonio edilizio che abbiamo non è sempre bello ed accettabile, ma secondo me qui c'è una grande prospettiva da fare. C'è un grande lavoro da fare anche sulle cose che non si vedono: la rete fognaria, la rete idrica. Spesso sono investimenti che la politica accantona perché non hanno un risultato immediato, ma servono molto di più di una fontana, di una piazza o di un marciapiede rifatto. E qui, secondo me, c'è un grande spazio per investire e per creare benessere. Secondo aspetto, il commercio. Pescara è stata un'attrazione enorme nella sua storia, ha avuto un bacino di riferimento che è andato molto oltre i confini cittadini, provinciali e anche quelli regionali. Ognuno di noi ha l'esperienza di tante persone che venivano da Bari, da Foggia, da Lecce ad acquistare in centro città. C'è stata una lunga fase, che non ha riguardato soltanto Pescara, nella quale si è pensato che l'innovazione nel settore del commercio passasse attraverso i centri commerciali. Questo da una parte è servito a calare i prezzi, a tenere bassa l'inflazione, a consentire a tante persone che avevano poca disponibilità economica di fare acquisti alle condizioni migliori, ma ha significato anche andare ad occupare spazi, aree, eccetera, che se fossero rimaste verdi probabilmente oggi ci avrebbero consentito e reso di più. Secondo me noi dobbiamo guardare alla possibilità di rilanciare il commercio in questa città, non soltanto invitando alla specializzazione e alla qualificazione, ma soprattutto cercando di colpire quello che oggi è il tema fondamentale, che è innanzitutto il costo altissimo degli affitti. Allora probabilmente qui si può ragionare su una possibilità che veda la funzione pubblica e l'amministrazione pubblica magari promuovere un fondo di garanzia che possa essere lo strumento che consenta magari al proprietario dell'immobile di avere una remunerazione meno importante di quella che oggi, ma certa, e chi e a chi fa l'attività commerciale quella di poter fare il proprio lavoro con maggiore tranquillità. Terzo, i servizi. Pescara è una città della quale ci sono tantissimi professionisti, saranno forse 7-8 mila, però quelli che girano e che lavorano sono troppo pochi. Sono troppi
soprattutto i giovani o quelli che non riescono a trovare la strada per arrivare, che non hanno un sistema di relazioni che funziona, che fanno fatica ad aprire uno studio perché poi gli affitti costano e che magari devono ricevere in un bar o in mezzo alla strada. E dentro ci sono talenti enormi che sono nascosti e che rischiano di essere nascosti per tutta la vita se la politica non ha gli strumenti perché possano emergere. Questo significa dare spazi, perché poi quando si dà uno spazio, questo gli americani lo insegnano, quando in uno spazio sotto un tetto si mettono 5 persone che fanno 5 professioni diverse, da quelle 5 persone viene di sicuro fuori un'idea comune e per lo più un'idea innovativa. Allora noi dobbiamo dare le occasioni affinché i talenti possano emergere, affinché il capitale di formazione umano, culturale, che nasce dall'università, che nasce dalla passione, che nasce dall'impegno che uno mette, possa emergere, perché la cosa giusta l'ha detta Pifo, sono i migliori quelli che devono farcela, e questo non sempre accade, anzi, il più delle volte non succede. Turismo, bisogna pensare alle infrastrutture, anche se poi ogni volta bisogna fare i conti con la realtà è fatta di poca spesa pubblica e quindi dobbiamo cominciare a pensare come si possano qualificare le infrastrutture che abbiamo, non confidando soltanto sulla mano pubblica. Io non so se si possa aprire un ragionamento che riguardi la società di gestione dell'aeroporto in un'ottica che non sia di... No, ma è giusto, perché anche questa è giustizia. Hai parlato più di... Guarda, ti regalo un balcone prima delle lezioni. Quindi ovviamente non si può ripetere quello che è accaduto, insomma cose di cui si è parlato, il drenaggio del porto, il fatto che si siano perse anche occasioni importanti e che anche un cammino che era stato avviato un po' di anni fa si sia interrotto in maniera drammatica. Ma accanto a questi che sono state gli elementi di forza di Pescara, secondo me ne dobbiamo mettere un quinto. Il quinto è quello di far emergere le idee, soprattutto quelle innovative. Una università importante che aveva facoltà importanti, c'era una facoltà di economia negli Stati Uniti che non riusciva ad emergere, che stentava. Il preside appena eletto ha avuto un'idea che al momento è sembrata anche abbastanza onerosa e forse anche un po' paradossale, quella di andare a prendere il miglior docente di economia che c'era negli Stati Uniti, uno di quelli considerato tra i migliori, pagarlo tantissimo e farlo venire nella sua università. Dietro questo tizio si è creata una filiera di studenti, di professori, i quali hanno accettato di trasferirsi a molto meno di quanto non venissero pagati nelle università di provenienza e di quanto non venissero pagati i professori ritenuti mediocri nell'università dove poi si sono trasferiti. E insieme hanno costruito una scuola che è stata una fonte di innovazione, di ricerca, di idee nuove ed è diventato un punto di riferimento. Ci vuole il coraggio per fare anche queste cose, ci vuole il coraggio di osare, di scommettere, di battere strade nuove, non quelle che sono tradizionalmente battute, perché se siamo arrivati a questo punto qualcosa non ha funzionato. Se un grande paese come l'Italia si è trovata sull'orlo del fallimento, c'è una responsabilità che riguarda tutti noi e ci deve anche spingere a guardare con un po' più di fiducia, di ottimismo e soprattutto di coraggio a quello che ancora si può fare. Grazie. Allora, posso fare una domanda? Sì. Da ex pescarese? No, sta Spoltore. No, sì. Da Spoltore, nel momento, sì. Ma è sempre cittadino pescarese. Spoltore è sempre una città pescarese. No, io condivido molto le cose che ha detto nella seconda parte Luciano, perché avendo fatto il sindaco di una cittadina confinante con Pescara, ho sempre avvertito questo fatto della pescaresità, che è un blocco. Pescara governa molto di più anche fuori dai propri confini, perché è il punto di attrazione di tutta questa realtà. Se uno si fa leggere quelli che sono gli elementi di mobilità da e verso Pescara, si scopre che la mattina
vanno tutti a Pescara e il pomeriggio tornano tutti nella rotta. Allora c'è un problema che riguarda come si dà risposta a questa comunità vasta, e qui significa non soltanto quanto ci stanno, ma anche nei rapporti. Questa è una considerazione. La domanda invece che volevo fare a quelli che hanno idee: esiste a Pescara una cosa importante che è la Fondazione Pescara Abruzzo. Questa fondazione credo che sia la realtà economica, chiamiamola finanziaria, più ricca, è quella che ha più soldi disponibili. È possibile spostare l'attenzione dalla patrimonializzazione della fondazione a una serie di attività, le diceva Ricci, le hanno detto anche altri, che incentivino la crescita, l'occupazione, eccetera. Io credo che questo sarebbe un processo fortemente innovativo. Le fondazioni in Italia queste cose le fanno. Basti pensare la cronaca di Ascoli Piceno. No, non solo Ascoli Piceno, ma lo fa Torino, lo fa. Allora, questa è storicamente. La domanda l'abbiamo capita, vediamo la risposta. Brasile, è possibile? Cambiando il verde. Sì, assolutamente sì, è possibile. Ma questo è un problema della politica. È la sfida del futuro. Io volevo soltanto dire una cosa che è stata detta prima riguardo all'inquinamento, che è un tema molto sentito, e poi arrivo alla domanda di Donato Pinzetti. Non è vero che l'inquinamento a Pescara deriva dalle caldaie, dalla temperatura. A parte che non c'è nessun controllo della temperatura, come ci dice il dottor Gaetano Silvestri, che è un esperto in materia, dovrebbe essere sui 22 gradi e nessuno controlla nelle case delle persone. Ma deriva dal traffico veicolare. Questo lo dobbiamo capire. A Pescara l'Alta si è installato delle centraline. Queste centraline sono diverse tra di loro. Ci sono delle centraline che valutano soltanto l'inquinamento delle macchine e delle centraline invece che sono fisse, il teatro dell'annuncio, via dell'annuncio, eccetera, che valutano tutte le fonti di inquinamento. Bene, nei giorni in cui c'è il picco di superamenti dei 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili del PM10 e del PM2.5, che è ancora più pericoloso, si verificano i superamenti anche nelle centraline fisse. Questo